Ciao a tutti, sono Giulia e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un nuovo episodio di Is It Love, Matt? Direi di non dilungarmi troppo con l'intro, infatti ho già preso l'energia, ho fatto il mini gioco e tutto, quindi cominciamo subito. Nell'ultimo episodio stavamo parlando al telefono con Daryl e lui aveva fatto una sorta di dichiarazione, quindi lei sta finendo un po' la conversazione ed è un po' sciocco basita. Ok, Daryl, è tutto a posto. Ok. I fratelli Ortega sono davvero difficili da gestire. Quindi, in sintesi, si sono perdonati. Proprio quando sto per salutarlo, Daryl spezza il silenzio. Matt è con te? No, ha lavorato sulla sua moto questo pomeriggio e stasera si vede con degli amici. Ok. Mi chiedo cosa gli passi per la testa per chiedere a me che cosa stia facendo suo fratello. Cosa è successo fra voi ieri notte? Perché lo chiedi? Proviamo a chiederglielo cosa è successo fra loro. Cosa è successo fra voi due ieri notte quando vi ho lasciati parlare? Matt era arrabbiato con me per averti parlato di quella storia. Mi è proibito di riavvicinarmi a te, oddio. Vedo che stai seguendo il suo avviso. Dai. Stiamo solo parlando, Giulia, e poi Matt non è se stesso ultimamente. Che gli succede? Sono preoccupata per lui. Sono preoccupata per lui. Anche se in realtà mi è sembrato abbastanza normale. È un po' una cosa di famiglia essere bipolari, sappiatelo. Percepisco la premura di Daryl e ne approfitto per confidargli le mie preoccupazioni circa i recenti cambi di umore di Matt. Sono preoccupata per lui, è distante e triste, finge di voler lavorare sulla sua moto, ma ho l'impressione che voglia solo stare da solo. Percepisco che Daryl non è sicuro di come rispondere, forse c'è dietro qualcosa e lui in realtà lo sa, non lo so. Già la moto è parte del suo problema? Che vuoi dire? È la sua passione. Che vuoi dire? Che vuol dire il suo problema? Credo che Matt te ne parlerà quando se ne sentirà pronto, ma che sta sti misteri, cioè? Smettila con i tuoi segreti, ho qualcosa a che fare con l'incidente. Ho qualcosa a che fare con l'incidente? Ma ha qualcosa a che fare con l'incidente che ha avuto qualche anno fa? Non posso dire di più, Giulia, ho già detto troppo. Se lo venisse a sapere, sarebbe capace di venire a prendermi a pugni. Oddio. L'amore fraterno. Come se non fosse già il caso. Mi hanno già preso a schiaffi questa settimana, è abbastanza per il momento. Poraccio. La voce di Daryl ha un accenno di umorismo e non posso fare a meno di sorridere al ricordo del mio notevole schiaffo. Ah, oh, oddio, ho preso schiaffi da lei, non ci avevo pensato. Devo andare, Giulia. È stato iconico quel gesto. Sì, certo, comodo. Oh no. No che non lo farai, devi dirmi di più. Ah, ora non voglio che se la prenda con lui, però proviamo a chiederglielo. Se davvero... un bravo fratello non dirà niente, anche se io adesso sono curioso sul serio, ma sicuramente lo verremo a sapere tra un sacco di episodi, considerato anche il fatto dell'energia che finisce proprio in un secondo. Non faccio in tempo a rispondere che ha già riagganciato. Guardo il telefono stordito, non posso credere che si sia azzardato a mollarmi così. Però lei non si dovrebbe intromettere, perché se lui ha detto di no, non è che può andare a rovinare la relazione tra i fratelli. Ho passato la serata a immaginare di tutto riguardo al cosiddetto problema di Matt. Non volevo chiamarlo. Beh, può chiederglielo, non è che non le dirà sicuramente la verità, però intanto ci può provare. È fuori questione menzionare ancora Daryl. Ha già ricevuto fin troppe attenzioni. Mi dico che Matt mi parlerà del problema, se esiste. Non voglio fargli l'interrogatorio. Vabbè, ma fai la vaga, così... Il che significa che sono un po' agitata stamattina, per non parlare del fatto che Gabriel ha lasciato in me il compito di dire al tirocinante che, visto il ritorno del mio collega, il suo contratto è finito. No, ma sto capo fa fare tutto agli altri, lui che fa? Mi spiace per lui, sono felice del suo ritorno. Vabbè, mi spiace per lui. Ok, scusatemi per l'interruzione, eccomi. Lo vedo raccogliere la sua roba con sguardo mesto. Mi spiace per lui. Porello. Matt è un po' in ritardo. Come arriva in ufficio, mette tutte le sue cose da motociclista sulla scrivania per poi venire a salutarmi. Mi abbraccia sfiorando le mie labbra con le sue mentre si allontana, accarezzandomi una guancia con discrezione.
Ciao Angelo. Come ogni volta che lo vedo, il cuore mi batte più forte e le mie labbra si distendono in un sorriso. Parla di lavoro, chiedigli come sta. Chiedigli come sta. Magari ci dice qualcosa in più, dubito fortemente, ma proviamo. Come stai? Bene, ti pareva. Che hai fatto ieri? Ho dovuto vedere un amico, è parecchio bravo come meccanico e mi ha dato alcuni consigli per la moto. Sta palesemente mentendo. Dopo qualche breve scambio ci mettiamo al lavoro. Meta sembra essere nuovamente sorridente, ma qualcosa mi dice sia solo apparenza. Dopo un bel po', Meta si stiracchia e geme. Si passa, scusatemi, entrambe le mani tra i capelli e fissa il soffitto sospirando. Sta decisamente bene. Difficoltà a concentrarti, vuoi fare una pausa? È uguale, vuoi fare una pausa? Sì, mi andrebbe proprio una pausa. Praticamente balzo via dalla sua sedia per poi prendere la mia e farla girare, voltandomi verso di lui. Meno male che dovevano avere dei comportamenti professionali al lavoro. Ehi, non farlo più, ridi. Beh, ridi. Sai che non sono una bambolina che puoi trascinare ovunque desideri? Oh, davvero? Lo guardo di traverso masticando la mia penna, o almeno quel che ne è rimasto. Oh mio Dio. Vieni. Mi chiede come faccio ad avere sempre un'espressione così irresistibile. Mi alzo sorridendo. Ma dove pretendono di andare? C'è la pausa così. Prendiamo solo un caffè. È finita l'energia, non è successo niente di tanto interessante, solo misteri. E niente, sono curiosa, però adesso dovremo aspettare neanche venerdì prossimo perché inizierà la serie dedicata ai video di Halloween, quindi tra 2 settimane sapremo il continuo. Ah, aiuto, però vi prometto che appunto sto riportando questa cosa. O un video al giorno di Matt per una settimana, oppure quel video che ho portato solo una volta, nel senso che io registro un video al giorno, ma poi li unisco tutti insieme e quindi viene un episodio un po' più lungo, così voi lo vedete senza stacchi. Non lo so, ora vedrò, probabilmente li farò tutti e due. Comunque basta così per oggi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!